Sono Vincenzo Migliucci della rete per l'energia pulita e faccio parte anche della No Energia Geotermica Elettrica e Speculativa. Dentro questo percorso ci siamo posti il problema di indicare delle autentiche strade alternative alla politica energetica nazionale, sancita dal governo Monti e messa in atto dal governo Renzi. Questa si avvale di tre titoli principali. Il titolo primo è quello di costruire in Italia l'hub del gas attraverso il gasdotto che arriva dall'Oriente, il TAP, che tante contestazioni sta avendo lungo il suo percorso, percorso che va lungo la costiera adriatica e si innerva poi a nord, oltre Ravenna, con gli altri gasdotti che vengono dall'est Europa. Una serie di 18 depositi di gas, un gas che non serve né all'economia italiana né tantomeno alle centrali turbogas che in un tempo di recessione sono state quasi tutte, come dire, non chiuse, nel senso che rimangono Va bloccato. installate, vengono fermate ovviamente Certo. perché il gas non è che è un'energia che costa poco. Il secondo titolo di tutta la politica energetica è quella della ricerca di idrocarburi lungo tutta la fascia adriatica e anche in Sicilia, e che è una scusa per aver dato circa 300 licenze di perforazioni, scatenando ovviamente la giusta reazione delle popolazioni, a partire dal Veneto per finire nelle Marche, negli Abruzzi, in Puglia, in Sicilia, e con queste trivellazioni gli hanno dato la possibilità di installare, come dire, strutture che sicuramente hanno un impatto ambientale tremendo, tant'è che quella di Ombrina Mare, la più evidente ribadita ovviamente dal governo Renzi, nonostante l'opposizione di un'intera regione che va dal presidente fino alla popolazione, dovrebbe essere una raffineria. Che ci azzecca una raffineria in quella situazione quando ovviamente ormai il petrolio arriva direttamente per l'uso diretto attraverso i pipeline, per esempio qui davanti a Fiumicino, dall'aeroporto di Fiumicino ce n'è uno, davanti a Civitavecchia per le grandi navi ce n'è un altro e quant'altro in giro per l'Italia. Il terzo titolo è gli agrocombustibili. Gli agrocombustibili è quel tentativo di fare politica immettendo nel suolo dei cereali attinenti, il sorgo, che so io, la soia, eccetera, o naturalmente transgenica, quindi utilizzando anche questa e E bypassando i quindi divieti sostanzialmente soldi alle varie alle Monsanto, varie che quello è il multinazionali. punto fondamentale di tutta la questione. Esatto. E quando quindi nella sottrazione di suolo, ovviamente abbiamo visto, per chi fa una politica invece di restituzione di una vita sana, di un cibo sano, di un'alimentazione sana, serve territorio per fare il più biologico possibile e quindi passare da un'alimentazione di massa, come dire, dal punto di vista dell'insediamento industriale in agricoltura, invece a quello di un'agricoltura slow, tranquilla, voglio dire, da questo punto di vista. Dentro questo passaggio si situano ancora altre indicazioni della politica energetica come quella della geotermia. La geotermia era legata direttamente e quasi esclusivamente all'amianto, avendo creato in 60 anni una tale devastazione ambientale L'Arderello e amiata. l'Arderella amiata, ma anche ovviamente intorno ad Arcidosso ci sono già due centrali, Esattamente. eccetera, e avendo decimato una parte della popolazione oltre quello che Dove avevano ci hanno fatto. ammazzato anche un santone, Benissimo, dobbiamo certo, come ricordarcelo. no, e quello è. E dentro questi passaggi arrivare alla geotermia binaria che utilizza ovviamente il calore di scarico dai 200-300 gradi, che è il fine del ciclo del primo utilizzo, rinterrandolo a 200 atmosfere e creando, come dire, la tellurucità indotta. Fino al 3,5 grado della scala Richter, quindi una Che follia. sembrerebbe una grande
escamotage, sì, di grande, certo, intelligenza, no? Chiaro, sì, sì. È chiaro, dicendo la tecnica avanti, la tecnologia avanti, quanto siamo bravi, dateci i soldi perché questo è finanziato, eccetera, e il consumo viene altrettanto finanziato per chi lo produce. Dentro questo ovviamente c'è stata una mobilitazione, il 5 di novembre saremo in piazza sotto Montecitorio perché si discuterà di questa particolarità, ma pensate alla follia che una di queste centrali è a Montenero, il cui territorio vocato è quello del Brunello di Montalcino, del Rosso di Montalcino, dove non l'avrebbero mai pensato i 14 produttori locali, che è un'esportazione mondiale di questo benessere, di dover fare le stesse mobilitazioni che normalmente si fanno in giro per l'Italia, e quindi si sono costituiti in consorzio nella No Geotermia Termica ed Elettrica, e quindi stiamo facendo le battaglie. Ma l'assurdo più totale di volere fare una centrale ad Ischia nella vecchia terma romana e un'altra a Pozzuoli, dove sta l'area endotermica ovviamente della solfatara, eccetera. Insomma, siamo ad una condizione tremendamente folle. In questa follia c'era in assenza di fabbisogno, in assenza di fabbisogno, adesso lo diciamo, il fabbisogno è stato raggiunto tanti anni fa. Io sono un vecchio funzionario dell'Enel che ci ha lavorato 37 anni lì dentro, e quindi ha fatto queste battaglie prima contro il nucleare e poi contro l'energia padrona. Da questo punto di vista abbiamo una potenza installata di circa 130.000 megawatt, ne consumiamo la punta estiva o invernale meno di 50.000. E questo, questo è importantissimo che gli italiani lo sappiano, sì, perché la cultura media italiana è il contrario. Dice che abbiamo un gran fai bisogno, dove l'andremo a prendere? Sì. Succede un casino in Arabia Saudita, oddio, cosa succederà? È chiaro. Questa è la cultura vera. E tanto hanno bisogno di capirlo, per cui l'Enel per la prima volta zitti zitti hanno chiuso 17 centrali con olio combustibile, che sono le più inquinanti oltre quella del carbone. Questo è un fatto molto importante che ovviamente nessuno sa, perché, o quantomeno è uscita deve rimanere la piccola cultura negli italiani del questo gran fabbisogno che, certo, noi abbiamo di energia. Perché è lo sviluppo, no? Lo sviluppo. Commerci, impicci, sì, speculazione, ma eccetera. Ma che non c'è poi oltretutto. No, c'è. Arrivo, c'è un crollo del sistema industriale e commerciale italiano di prevedibilmente attorno al 20% nei prossimi 4-5 anni. Ma è sicuro da questo punto di vista? Allora, laddove tu andiamo un'economia resiliente, ce l'hai rigida, certo, di che parliamo? Cioè, adesso tu mi vieni a dire invece dobbiamo mettere in produzione delle nuove centrali geotermiche, ma dovevi dirlo forse 50 anni fa, appunto, quando inizialmente forse poteva servire. Certo. Oggi c'è una fuga delle industrie nell'estremo oriente, ma già chiuse, già chiuse e che stanno chiudendo, addirittura sì, sono gli artigiani che si stanno, stanno trasferendo in Romania, ma non le industrie, l'artigiano singolo che va a lavorare e produrre in Romania e che si avvale della dipendenza di uno, massimo due rumeni, allucinante, che pompano l'aria nel coso, e questi continuano a rompere le scatole a noi. Per finire in questo ragionamento, che è tanto vasto ovviamente, eccetera, tutti i benefici che Bersani, quando era ministro dell'industria e dell'economia, aveva promesso con la liberalizzazione del 1999, riduciamo immediatamente da Bersani. Bersani con un'esperienza da benzinaro eccezionale, perché stare alla pompa di benzina vuol dire capire molto delle cose economiche. In questo contesto ovviamente aveva promesso la riduzione dei costi sia agli industriali ovviamente ai commercianti e soprattutto soprattutto all'utenza. Dall'epoca di quell'epoca, 99, la bolletta elettrica è aumentata del 38% e mantiene intatto tutte le forme speculative dei precedenti anni. Citavo prima nell'intervento che addirittura ci vogliono accollare il canone TV in bolletta, quindi quella è la cosa appunto, più bella. Certo, appunto, la cosa più speriamo bella. Di fargli del male da questo punto di vista. Mi auguro che nessuno. Pur di non pagare, adesso sono tutti orientati a non pagare più il canone, questo infame tassa balzello su tutti i cittadini, mi auguro che i cittadini
per non pagare il canone non pagano più nemmeno la bolletta elettrica. Certo. Ecco. Dentro questa visione, ovviamente, se noi non ritorniamo, non c'è nessuna possibilità di programmare, come dire, la necessità di energia e quale energia, perché l'energia è privata. E il privato che gestisce in termini privatistici corrisponde solamente al proprio consiglio di amministrazione, certamente, ai propri azionisti, mica corrisponde al benessere della società. E allora dentro questo quadrante addirittura doveva andare in applicazione al 31 dicembre il mercato libero dell'energia, adesso è vincolato, per cui c'è un authority che stabilisce quant'è la tariffa. L'authority è nata sia per l'acqua che per gas e per l'elettricità di stabilire qual è la tariffa uguale per tutti. Standard di riferimento. Le tariffe a secondo della potenza impegnata, quelle sono uguali per tutti su tutto il territorio. Esatto. Poi se una gestore, faccio l'esempio tra Enel e Eni, che si fanno la battaglia, pur essendo pubblici tutte e due, certo, per acquisire utenze, da questo, nominalmente, nominalmente però hanno il 30%, sì, gestisce, beh, ovviamente lì dentro, mica che è poco. Beh. Dentro questo percorso ovviamente loro, l'Eni che fa? Ti dà un pacchetto complessivo, ti dice vieni a comprare la benzina da me, vieni a comprare il gas da me, vieni a comprare l'energia elettrica, ti do un servizio punti con cui tu ti puoi prendere benzina, non dico gratis, ma insomma ogni tot ti prendi 10 litri di benzina gratis. Questo può fare al massimo, non può aumentare o diminuire, certamente, la tariffa. Invece con la liberalizzazione della tariffa ciascuno può fare le tariffe che gli pare. Allora citavo l'esempio, ovviamente arrivano qui un gestore dei petrolieri dell'Arabia Saudita eccetera, viene lo qui, farà sicuramente, non lo so, sbanca tutti, no? E quindi lo farà sicuramente. E anche nonostante che l'olio combustibile, quello che esercita nel piano maggiore del consumo, spreco di emissioni di CO2, ovviamente siamo a un ritorno indietro ovviamente rispetto a quello che hai cercato di tutelare. Si pensa tanto al 2020 in cui ci siano le emissioni tagliate del 10%, ritorneremo invece a una situazione più catastrofica. Naturale, infine c'è la vicenda ovviamente del deposito di scorie nucleari. Abbiamo chiuso col nucleare nel 1978 e non riusciamo a venirne a capo. E forse solo quello. Non riusciamo a venirne a capo. Avendo affidato la Sogin, che è questa società che si magna tutto, una società pubblica ovviamente eccetera, che si è mangiata già 1,2 miliardi di euro, non facendo nulla, pagando solo gli stipendi ai dirigenti eccetera eccetera, che aveva promesso che ci dava il sito a partire da gennaio di quest'anno, siamo a fine anno ovviamente, c'è, non ce n'è, prima devono passare le elezioni regionali, mo passeranno le elezioni comunali eccetera eccetera, perché sanno che c'è ribellione dentro questo percorso. Però ovviamente te lo dice uno che è stato un antinucleare da sempre, in merito a questi 17 piccoli depositi che ci sono, che non sono controllati, che sono quello per esempio a Saluggia, la Dora Baltea si porta via quando lo allaga, sì, l'ira di Dio, di inquinamenti eccetera, beh, noi desidereremmo avere una scelta che non sia in mano alla Sogin che fa la proposta, che lo gestisce, che prende i soldi eccetera, ma che sia alla disponibilità ovviamente del cittadino. D'altronde, e di chi ci capisce. A Roma, dove abbiamo un fiume che è il Tevere, certo, che è uno tra i più radioattivi, in quanto che sul Tevere vengono immesse senza controllo alcuno tutte le sostanze radioattive prodotte dall'Istituto Superiore di Sanità. Ah, sicuro quello. No, no, lo so. No, ma è purtroppo appunto che la maggioranza delle scorie di secondo livello, che non sono quelle che hanno il più alto grado di radioattività residua, però sono quelle che se ne producono ogni anno e ci saranno sempre costantemente, perché tu devi fare una scintigrafia oppure devi fare un altro esame, ovviamente dove vanno a finire appunto tutto questo. Sicuro che uno delle fonti che poi riversa ovviamente il nucleare sono prima Tevere, i fossi e poi il Tevere. Da dove, contrariamente alle norme vigenti, da circa una trentina d'anni, immettono regolarmente tutti gli ospedali sono nel percorso lungo quella fascia. Tranquillamente, senza dire niente, senza commentare niente. Certo. Ok, grazie e speriamo che questa sia un'informazione perché per i nostri amici abbia un qualche significato. Grazie di nuovo. Grazie a te.